Buon pomeriggio dalla redazione, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Live, che quest'oggi non possiamo che aprire parlando delle elezioni e il day after di quella che è stata la tornata elettorale, l'Election Day del 3 e del 4 di ottobre di questo 2021. 26 i comuni della provincia bresciana chiamati a rinnovare la propria giunta, chiamati a eleggere il loro proprio nuovo sindaco. Il dato però che emerge al fine di queste consultazioni è che l'affluenza è calata. Sono stati persi nella nostra provincia rispetto a quelle che erano state le ultime elezioni comunali ben 8 abbondanti punti percentuali. La tornata elettorale appena trascorsa, al di là delle considerazioni di natura politica, ha certificato un'impennata dell'astensionismo o, se vogliamo vederla a parti inverse, una diminuzione dell'affluenza. Nel bresciano, rispetto alla chiamata precedente, si sono persi più di 8 punti percentuali, passando dal 71,8% al 63,41%. Per quanto riguarda i comuni più grandi che sono stati chiamati alle urne, abbiamo Bagnolo Mella, dove è stata premiata la scelta del sindaco uscente Cristina Almici di presentare il proprio vice a Pietro Sturla, che ha strappato le elezioni per poco più di 30 voti alla rivale Ermelina Ravelli del centro-sinistra. Terza e ultima Eleonora Rossini, sostenuta da Lega e Forza Italia. A Nave passa invece il centro-sinistra con Matteo Franzoni, sostenuto dalla lista Progetto Nave Viva, che ha saputo imporsi su Nicola Pedrali. A Rodengo il centro-destra si è spaccato, sebbene i simboli di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia fossero tutti per Alexander Nisi. Poltrona di primo cittadino al centro-sinistra, in particolare a Rosa Vitale. Secondo l'ex sindaco dimissionario Luigi Caimi e solo terzo Alexander Nisi. Il centrodestra dei partiti si divide anche a Cazzago, dove vince Fabrizio Scuri di Alleanza Civica, dietro i candidati nell'ordine di Forza Italia e Lega Maria Teresa Venni e di Fratelli d'Italia Mirko Guidetti. Come detto, erano 26 però i comuni della provincia bresciana ad andare alle elezioni. Tutti i risultati li trovate sul nostro sito internet livebrescia.tv, sito internet sul quale vi porto in apertura della nostra pagina dedicata al coronavirus, al Covid. Lo facciamo con uno sguardo al bollettino relativo alla giornata di ieri, o meglio con i dati, come sappiamo, del lunedì sera, che sono relativi a quelli della domenica, quindi pochi tamponi e pochi i contagi, positività che però rimane stabile 0,6%. Qui la consueta infografica in cui vediamo che i tamponi, come abbiamo detto, sono davvero pochi, 15.695 quelli processati in totale, 106 i nuovi contagi emersi, 13 i contagi relativi a Brescia e provincia, terzo dato regionale dopo Varese che ne fa segnare 15 e Milano che ne fa segnare invece 36. Non ci sono altre province, come potete vedere, in doppia cifra, si fermano a 0 Cremona e Mantova. Buone notizie arrivano dai ricoveri, con due segni meno 1 in realtà minimo per quanto riguarda le terapie intensive, si passa da 57 a 56 posti letto occupati. La decrescita invece si fa più corposa nei reparti non di terapia intensiva, con un meno 12, quindi in area medica attualmente ci sono in Lombardia 347 pazienti ricoverati per sintomi Covid. Sono infine 6 le segnalazioni di decessi attribuibili al Covid arrivate nell'ultima giornata in territorio di Regione Lombardia. E ieri è stato proprio in regione, in particolare a Milano, il commissario straordinario all'emergenza sanitaria Covid, il generale Figliuolo, che ha parlato, anche complimentandosi con la regione per la campagna vaccinale, ha dato quelli che sono tutti i numeri sulla copertura e ha guardato anche ai prossimi mesi. Ci siamo confrontati su quello che è stato fatto, ma soprattutto su quello che c'è ancora da fare. È emerso che la Regione ha ben impostato tutto, le attività da fare, siamo ad 8 milioni di persone che hanno almeno una copertura con una dose o dose unica. E questo vuol dire 87%, 83% di vaccinati. E chiaramente questo pone la Regione al di sopra della media nazionale, di un piano ben fatto, ben studiato e ben realizzato. A me piace molto l'idea di più siamo e prima vinciamo, e questo l'ho visto sia al Palazzo delle Scintille sia qui al Niguarda, dove davvero devo dire grazie a questi medici, operatori sanitari, veterani che da gennaio scorso prestano la loro opera incessantemente, sottraendo a tutti gli affetti familiari, al tempo libero. Questa è l'Italia che fa squadra davvero e che vince. Lei ha detto che tanti hanno criticato l'Italia, ma ha invitato anche a guardare quello che è stato fatto, un lavoro eccezionale, un grande lavoro di squadra nel quale la Lombardia comunque ha fatto davvero tantissimo. Assolutamente, devo dire l'Italia
ha fatto squadra, sta facendo squadra, sta avendo dei risultati a mio avviso eccellenti, si può fare sempre di più, sulla Lombardia ho già detto, parlano i dati, il tempo è galantuomo, si è sopra la media, vedremo adesso cosa succederà tra fine ottobre e novembre, io sono confidente che questa copertura vaccinale che sarà incrementata, consideri che a livello nazionale oggi siamo a sopra l'84% di prime dosi, la Lombardia è già intorno all'87%, quindi ci avviamo su delle percentuali veramente notevoli e questo mi dà veramente la possibilità di dire a quelli che in questo momento ci stanno ancora pensando di persuadersi davvero a vaccinarsi, perché non solo è un dovere civico e morale, ma vaccinarsi bisogna farlo per se stesso e per gli altri. La cronaca ora con una notizia che ci porta sulle strade bresciane, in particolare un caso individuato dalla polizia stradale in tangenziale ovest, un trasportatore che guidava a folle velocità e con un tasso alcolemico 5 volte superiore a quello consentito. Poi c'è anche il consueto report su quelle che sono state le infrazioni, le sanzioni nell'ultima settimana. Al primo posto ci sono ancora due vizi davvero difficili da sradicare dalle tradizioni dei guidatori bresciani, come andare in giro in auto senza le cinture di sicurezza oppure utilizzando il telefono cellulare. Viaggiava con il suo furgone in tangenziale ovest a una velocità ben al di sopra del limite e perciò una pattuglia della polizia stradale lo ha fermato per un controllo. Subito è apparso evidente di come il trasportatore fosse ubriaco e i sospetti sono stati confermati dall'alcol test. Il valore registrato dall'etilometro era infatti di 2,16 grammi litro e questo significa ben 5 volte in più rispetto a quanto consentito dalle norme. Una bevuta che questo guidatore non si scorderà per parecchio tempo, visto che gli è costata una denuncia a piede libero e il ritiro della patente con decurtazione di 10 punti, ritirata poi anche la carta di circolazione del suo mezzo poiché era già sottoposto a sequestro amministrativo. Nell'ultima settimana di controlli sulle strade bresciane è emerso quanto ancora gli automobilisti bresciani non riescano ad abbandonare radicati e pericolosi vizi. Negli ultimi 7 giorni infatti sono state contestate 932 infrazioni del codice della strada e le voci più presenti sono ancora una volta il mancato uso delle cinture di sicurezza con 50 sanzioni e l'utilizzo del cellulare alla guida con 47. In totale sono invece 12 gli automobilisti che si sono messi alla guida con un livello di alcol nel sangue più alto del consentito. Cambiamo ora argomento, ne abbiamo già parlato nella giornata di ieri quando c'è stata l'inaugurazione ufficiale, è ancora aperta oggi e lo sarà fino a domani, Fusa Expo, una nuova fiera che fa il suo debutto, nuova anche a livello nazionale ed è importante anche perché è la prima fiera in presenza al Brixia Forum dopo che è stato chiuso dopo diversi mesi l'hub di vaccinazione di massa e proprio di questo abbiamo parlato con il presidente della Camera di Commercio Roberto Saccone. A seguire sentiamo anche le parole di Alessandro Comini di BCC Agrobresciano, che oltre ad essere espositore in questa fiera B2B è anche sponsor. Il Brixia Forum quindi torna ad essere un centro fiera. Sì, dopo essere stato il riferimento della sanità pubblica locale torna ad essere un riferimento per le manifestazioni fieristiche, congressuali e quindi di supporto all'economia bresciana. Ho fatto i complimenti a Mauro Grandi, che è l'ideatore di questa fiera, perché ha avuto coraggio, ha avuto visione. Coraggio perché i tempi appunto erano difficili, non si sapeva che futuro avrebbero avuto le fiere. E visione perché ha concepito una fiera innovativa, originale, unica in Italia, con un'offerta diciamo di prodotti e di servizi per il mondo delle imprese e delle professioni veramente di qualità. Finalmente questo luogo torna ad essere il centro del business, il centro degli affari, il punto di incontro tra imprenditori. Fusa Expo vuole essere la prima fiera del B2B dopo la pandemia, la prima fiera in Italia per ritornare a fare affari di persona. Non potevamo mancare come Agro Bresciano perché siamo convinti che il nostro appoggio come banca di credito cooperativo sia fondamentale per la crescita del territorio che viviamo. Non solamente sponsor ma anche presenti qui in fiera con un vostro stand e quindi ancora una volta puntate sulla relazione personale della banca con gli imprenditori. Esatto,
Siamo convinti che la relazione personale sia il valore aggiunto che possiamo mettere in campo come credito cooperativo. Per questo abbiamo voluto essere presenti con un nostro stand, con i nostri professionisti, le nostre donne e i nostri uomini che sono responsabili di filiale e che possono mettere la loro professionalità a servizio delle imprese. Fra l'altro a Fusa Expo ci siamo anche noi di Live con un nostro stand, quindi se volete venire a trovarci fino a domani ci trovate al Brixia Forum. Ora parliamo di un altro evento che è tornato in presenza, in questo caso di tenore più culturale. Siamo a Lumezzane con Immagina 2021, la mostra collettiva del fotoclub appunto della cittadina valgobbina. Ci troviamo intorno a Avogadro innanzitutto, e che ci ospita con questa bellissima manifestazione. È una manifestazione annuale dove tutti i tesserati si possono ritrovare ed esporre, possono esporre i loro scatti. Siamo circa in 25 espositori con 150 scatti in totale, con realtà completamente diverse. Si possono vedere scatti di ogni genere, dalla paesaggistica al ritratto, a qualsiasi tipologia di scatto. Dobbiamo ringraziare innanzitutto il Comune di Lumezzane per averci dato questa sede espositiva, che è molto bella, del Comune di Lumezzane. E innanzitutto dobbiamo ringraziare anche Hobby Photo, che come tutti gli anni ci supporta per le stampe e delle fotografie. Che sono molte, sono circa 150 opere e siamo circa 25 espositori. E dobbiamo ringraziare tutti. Una partnership che dura ormai da quando il fotoclub si chiamava Cine Fotoclub, quindi ormai siamo, oserei dire, al 20° anno di partnership, ancora con mio padre addirittura. Quest'anno c'è stata anche l'ingresso del nuovo direttivo, nuove leve, nuove idee, e ovviamente noi come tutti gli anni e soprattutto da quest'anno andremo a sostenere fortemente il fotoclub. Immagina 2021, quindi mostra collettiva del fotoclub di Lumezzane, che è visitabile fino alla giornata di domenica gratuitamente, come abbiamo sentito, alla Torre Avogadro di Lumezzane. Apriamo ora la nostra pagina sportiva e lo facciamo con le parole del presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino, che ha parlato in realtà pochi minuti fa nella sede di Intesa San Paolo qui in città a Brescia per presentare questa nuova partnership, questa nuova sponsorizzazione del gruppo bancario in favore proprio delle rondinelle, con un focus particolare sul settore giovanile. È con piacere aver detto tutto quello che c'era da dire. Io devo dire una cosa: sono arrivato a Brescia, essendo un vecchio cliente, come il sergente della Cariplo, cioè a San Paolo, per il signore Banca, che ricordo la mia gioventù e forse anche quella di mio padre, che non c'è più oggi. E venendo a Brescia ho trovato l'Ubi Banca, che è stata molto vicina a Brescia Calcio, e devo dire la verità, ero molto orgoglioso di avere lo sponsor Ubi Banca nel Brescia Calcio, perché l'ha sempre sostenuto negli anni nel lavoro e nello sport. Con l'acquisto della Banca Intesa dell'Ubi San Paolo ho avuto paura che si rompesse questo brutto feeling, invece con una grossa sorpresa e anzi con stupore, perché oggi i sentimenti del lavoro sono molto trascurati, anche la riconoscenza molte volte, la collaborazione. Invece la Banca Intesa continua la politica che sta facendo l'Ubi Banca nei confronti del Brescia Calcio, anzi l'ha rinforzata accentuando, come diceva lei, la partecipazione sul territorio e sul settore giovanile, che è la cosa fondamentale di questa nostra società. Perciò la ringrazio di averci continuato a dare l'affetto della banca, che ci è sempre stata vicina. Faremo tutto perché voi ne siete orgogliosi di questo. Sebbene a due giorni di distanza dalla sconfitta contro il Como, nelle stanze, diciamo così, della sede di Intesa San Paolo riecheggiava ancora questo pesante passivo subito al Rigamonti, era presente anche Filippo Inzaghi. Sentiamo allora quali sono state le sue considerazioni dopo questa partita, anche alla luce del fatto che ora ci sarà una pausa, ci sarà modo di ragionare e lavorare su quello che è stato fatto di sbagliato nella sfida contro il Como. Problemi difensivi dobbiamo risolvere, ma penso sia un problema di squadra. Insomma, in questi ultimi anni purtroppo il Brescia ha preso sempre tanti gol.
però noi dobbiamo ribellarci a questo, dobbiamo migliorare la nostra fase difensiva che è di squadra, tenendo quello che di buono comunque davanti stiamo facendo, perché insomma la squadra crea tanto, è migliore l'attacco. Insomma, chiudiamo questo miniciclo di 7 partite, secondo me, con grande positività. Mi dispiace per l'ultima partita, però insomma, la squadra era stata molto brava a raggiungere il 2-2, secondo me in quel momento ha pensato di vincerla. E probabilmente doveva essere un po' più esperta, però questo ci farà crescere. Poi l'anno scorso giocava in Primavera del Milan, per cui noi richiediamo sempre i giovani e poi se è la prima partita lo mettiamo in croce, lasciamolo lavorare. È un ragazzo che ha grandi qualità, è entrato in un momento della partita difficile, purtroppo gli è capitato quello in quella palla, però insomma poi poteva metterci una pezza alla squadra, per cui oltre ci darà gioie e basta, deve continuare a lavorare, però lasciamo sereno che è un ragazzo che, come dicevo prima, non può giocare in Primavera del Milan, per cui avrà modo di crescere. Secondo me non siamo partiti benissimo, poi la squadra insomma, ha creato tanto, diciamo che loro non hanno fatto tanti tiri, purtroppo oggi veramente siamo stati penalizzati da ogni tiro in porta, però questa è una lacuna dove dobbiamo crescere, dobbiamo ribellarci al fatto di prendere gol così facilmente. Lavorando da squadra, poi fase offensiva abbiamo costruito tanto, meritavamo qualche gol in più. La squadra sul 2-2 ha avuto la percezione con lo stadio che ci spingeva di poterla vincere. In quel momento era difficile farli indietreggiare, questo è il DNA di questa squadra, però dobbiamo migliorare i nostri difetti, tenerci pregi, insomma dopo 7 partite siamo terzi in classifica e penso che la sosta ci farà lavorare ancora meglio e cercheremo di ripartire come abbiamo fatto prima di oggi. Purtroppo il risultato oggi non ci premia, dobbiamo fare mea culpa, cercare di vedere quello che di buono abbiamo fatto per tenercelo stretto e quello che non è andato cercheremo di migliorarlo dalla prossima. Nel fine settimana appena trascorso è andata in scena anche la Coppa Mazzotti, per noi c'era Attilio Tantini, allora sentiamo le voci che è riuscito a raccogliere, fra cui c'è anche quella del vincitore, Andrea Vesco. Amici di motori a 360 gradi, Sky 229, siamo con il vincitore della 13ª edizione della Coppa Mazzotti, la quinta volta che Andrea Vesco mette il proprio nome all'albo d'oro di questa manifestazione. La cosa che lascia perplesso è che ha vinto da solo, senza navigatore. E non è facile, la classe non è alta. Devo dire che è difficile correre da soli perché un navigatore ti dà un ottimo supporto che correre da soli non ti può dare, però fare una gara da soli premette il fatto che bisogna fare molte più cose e quindi la concentrazione rimane sempre alta lungo tutto il percorso. Non era una gara difficilissima per quanto riguarda la navigazione, quindi una volta che entravi nel gruppo di prove era difficile onestamente sbagliarlo. C'erano un paio di tranelli che si potevano prevedere con anticipo, però sono stato ma bravo, sei abituato a sì, sono stato bravo a rimanere su alti livelli per tutte le 2 giornate, soprattutto nella giornata di ieri che aveva prove forse anche un pochino più semplici rispetto alla giornata di oggi. Volevi riscattarti da un nuvolare che forse non era nelle tue corde? No, decisamente no, è un nono posto che non mi ha per nulla soddisfatto e ci tenevo a chiudere bene la stagione con una buona media in una gara con tanti top driver al via, con motivazioni alte e sono contento di avercela fatta. Prossima stagione non correrai da solo, cercherai compagno o una compagna. Cercherò di aspettare mio papà che si riprenda da un fastidioso problema alla schiena che lo attanaglia da più o meno aprile e quindi spero di avere un supporto in tal senso e poi valuteremo insieme se sarà il caso di fare 1000 miglia o altre cose. E dietro l'angolo c'è una Winter Marathon, perché oltre che tu essere un bravissimo pilota e ad altissimo livello, sei anche un ottimo organizzatore. Grazie. Sì, sembrano esserci ancora tanti mesi, ma per noi sono pochi, nel senso che passano alla svelta. Abbiamo aperto le iscrizioni pochissimi giorni fa, la 34ª edizione, la 15ª organizzata da me e mio padre. Si svolgerà dal 20 al 23 gennaio, sempre a Madonna di Campiglio. Stiamo studiando alcune cose nuove per non essere mai ripetitivi e confidiamo che la gente si iscriva numerosa. Grazie Grazie a voi. Allora sentiamo anche l'intervista che il nostro Attilio Tantini ha fatto all'organizzatore di questa Coppa Mazzotti, si tratta di Paolo Mazzetti. Un piccolo fuori onda da questa 13ª edizione della Coppa Mazzotti, non entriamo in dinamiche perché ci sarà qualcuno altro che lo farà.
L'importante è che tu stia bene. Sì, abbastanza. Una piccola ferita, il collo, ma nulla di che. C'è stato questo incidente, però l'importante è che la Coppa Mazzotti sia andata bene. Molti mi dicono benissimo e quindi... Bene così. Hai rinnovato già l'appuntamento per il 2020. Il sindaco di Iseo era molto contento e quindi speriamo. Adesso. Buon appetito. Poi penseremo. Grazie a Attilio Tantini, allora, che ritroveremo come sempre giovedì qui su Elive con Motori a 360 gradi. Noi invece con il telegiornale ci fermiamo qui. Vi ricordo soltanto che tutte le notizie le trovate in aggiornamento sul nostro sito internet livebrescia.tv, sito internet sul quale, oltre alle consuete notizie, trovate anche la diretta di Elive in questo piccolo box e tutte le possibilità per rimanere informati nel modo migliore, come ad esempio accedere e iscrivervi ai nostri canali Telegram, Elive Brescia News e Elive Brescia Sport, per riceverle queste notizie direttamente sul vostro telefono cellulare con una semplice notifica non appena sono pubblicate dalla redazione. Grazie per averci scelto anche quest'oggi, rimanete con noi, tornate con noi questa sera alle 19 per una nuova edizione del telegiornale. Nel frattempo un buon proseguimento di giornata a tutti voi e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione Elive Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.